Qualche tempo fa ho letto un articolo di un'intervista a Mike Mangini dove spiegava alcune cose del suo studio, soprattutto per quanto riguarda la tecnica, e una cosa in particolare mi ha fatto venire molta curiosità, quindi oggi voglio andare a fare un esperimento, diciamo. Nella sua intervista Mike Mangini diceva che quando lui studiava la tecnica molte volte prendeva un esercizio, anche un esercizio semplice, un esercizio lento, e si metteva lì e lo faceva per ore, un'ora, un'ora e mezza, due ore, tre ore, quanto riusciva. Ovviamente questa cosa è una roba da pazzi, ma perché faceva questo esercizio per così tanto? Lui diceva che era una cosa fondamentale per lui, perché riusciva veramente a interiorizzare quello che stava suonando, e dopo averlo fatto per così tanto si sentiva qualcosa di diverso nelle mani. Quindi quello che voglio andare a fare oggi è provare a fare un esercizio semplice, non troppo veloce, ma farlo per un'ora. Io farlo per tre ore non ce la faccio, andrò a farlo per un'ora senza fermarmi, sempre lo stesso esercizio. Voglio vedere cosa succede dopo quell'ora, sentirò qualcosa di diverso, avrò qualche sensazione diversa, eccetera, non lo so, voglio provare. La cosa che faccio adesso è prendere il pad, mettermi in timer e fare l'esercizio. Allora partiamo. Come velocità lo farò senza metronomo, ma non troppo alto come velocità. L'esercizio sarà molto semplice, saranno 8 colpi singoli, 8 colpi doppi partendo di sinistra, quindi questa cosa qua. La velocità più o meno è questa, forse possiamo farla un pelino più veloce, però dobbiamo pensare, raga, che questa cosa dobbiamo farla per un'ora, quindi se noi partiamo troppo spediti rischiamo di arrivare dopo 10 minuti e essere già morti. Quindi più lenta, ma in modo da non forzare troppo i muscoli, perché occhio, cominceranno a far fatica dopo un po', quindi calma. Mettiamo il timer e partiamo. Un minuto. Siamo a 5 minuti. Sento i muscoli che stanno lavorando. Faccio una fatica pazzesca a parlare. Ho anche sbagliato. Però comunque non sono troppo affaticati i muscoli. La sinistra sento che lavora bene. Dieci minuti. Mi sembra passata un'eternità. 20 minuti. Sono a un terzo. Sento la sinistra che fa un po' di fatica, quindi diminuisco un po'. 30 minuti. Sono a metà. Ho di nuovo sbagliato. Sento un po' troppo la sinistra, quindi abbasso un po' ancora. Mi fermo qui, sono arrivato a metà, lo so, però mi fa un po' male a sinistra. Allora, mi sono fermato a 33 minuti e 28 secondi. Perché mi sono fermato? Perché ho cominciato a sentire la sinistra che faceva veramente troppa fatica. Quindi, come vi dico sempre, quando sentite male, quando sentite fatica, mi raccomando, ragazzi, fermatevi. Non sono riuscito ad arrivare all'ora, ma perché non sono riuscito? Perché sono stato uno stupido. Perché ho cercato un esercizio, ho deciso di farlo in full stroke, quindi un esercizio che andasse a migliorare, ma soprattutto a stancare molti polsi, forse troppo, e poi la velocità era troppo alta. Io pensavo fosse bassa come velocità, pensavo di riuscire a farlo tranquillamente, ma non era un esercizio da fare un minuto, ma era un esercizio da fare un'ora. Quindi vabbè, però era una prova che volevo fare. Comunque la questione è questa: sicuramente un esercizio che serve, perché come dicono tutti i grandi batteristi, più le cose si fanno, più ripetizioni si fanno, meglio è. Fare un'ora lo stesso esercizio anche a velocità molto bassa, molto più bassa di questo, serve, perché aiuta la memoria muscolare, cioè aiuta i muscoli, aiuta a abituare i muscoli in modo tale che siano più veloci, più flessibili, si dice più flessibili, credo di sì. Quindi è un esercizio che vi consiglio, in realtà dovete avere tempo, magari lo consiglio soprattutto a quelli che stanno studiando adesso. Se voi volete prendervi un esercizio, ma qualsiasi tipo di esercizio, anche un semplicissimo paradiddle, se voi fate per un'ora un paradiddle e lo fate una settimana, sicuramente quel paradiddle vi verrà benissimo. E non è che questo serva solo per il paradiddle ad esempio è un insieme di singoli e doppi, quindi allo stesso tempo studierete paradiddle, i singoli e i doppi, i vostri muscoli miglioreranno, la vostra velocità migliorerà, la vostra sensibilità di tutte e due le mani miglioreranno, quindi migliorano un po' di cose. Poi in realtà io sono partito di sinistra, quindi è stato ancora peggio secondo me. Comunque ovviamente questo non è un esercizio indispensabile, è un po' da matti fare questa cosa. Io ho voluto provare, ovviamente Mike Mangini non l'ha fatto una volta sola, l'ha fatto per un tot di anni, quindi lui è un fuori di testa, ma vabbè. Quindi prova non riuscita per quanto mi riguarda, perché mi sono un po' troppo sopravvalutato. Poi in più, ecco raga, una cosa che non ho fatto ma che è importantissima è quella di scaldarsi un po' prima. Io sono partito via bacchetta in mano e
suoniamo. No, è meglio se vi scaldate un pochettino. Vabbè, ho fatto un po' di cavolate. Prendete anche questo video in modo tale da non fare gli sbagli che ho fatto io. Partite tranquilli. Quindi basta, io con questo finisco qua. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, andare sui social, Instagram, Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!